Nei lunghi mesi dell'emergenza coronavirus, Paola e Roberta non hanno visto molto altro mondo delle corsie di ospedale e delle terapie intensive. È stato molto difficile, soprattutto perché la gente non riusciva bene a capire qual era purtroppo il rischio che si correva. Per cui per noi è stato fondamentale far capire, aiutare le persone a guidarli soprattutto in questo periodo. Lavorando in terapia intensiva si era sempre un po' allerta, dovevi stare attento a tutte le cose che facevi e dovevi essere sempre perfetto. Adesso faccio le stesse cose, sto lontana dalle persone, porto sempre la mascherina e se non mi sento bene mi allontano. L'infermiera e la OSS sono tra le prime 80 operatrici sanitarie ad aver potuto godere delle oltre 1000 settimane di vacanza messe a disposizione delle loro famiglie nel comune di Cavallino Treporti da albergatori, titolari di campeggi e attività turistiche. Si tratta circa di 1500 sanitari, 21.000 presenze complessivamente, quindi un momento importante. Questo territorio è un territorio estremamente generoso, ha delle imprese che sanno fare impresa ma che sono anche molto disponibili e molto generose. Un relax assolutamente meritato che ripaga delle fatiche che chi non è passato per gli ospedali fra febbraio e maggio può soltanto intuire. È fantastico e sto cercando di godermela a pieno, comunque il Cavallino a Treporti, che ringrazio tantissimo, lo conosco perché sono già venuta, e poter stare con la mia famiglia, star qui, poter godere di queste giornate splendide perché abbiamo avuto anche il sole che ci aiuta tantissimo per poi ritornare cariche e poter di nuovo continuare con questa lotta. Bellissimo, proprio qui sono stata per la prima volta benissimo, mi sono sentita leggera ed era un sacco di tempo che non mi sentivo così. A un ponte di distanza, oltre il fiume Sile, al Lido di Jesolo, arrivano invece ogni giovedì i pullman provenienti per il momento dal comune trevigiano di Paese, ma è un'esperienza che si allargherà ad altre municipalità della Marca. I cittadini di Paese, questo grazie al loro sindaco che ha pensato a questa cosa e alla propria comunità, verranno giù ogni giovedì con un autobus e avranno lo stesso trattamento in termini monetari dei residenti di Jesolo nei nostri stabilimenti, quindi hanno l'ombrellone a 9 euro. E la vacanza, in tempi in cui il virus è un nemico dal quale ancora diffidare, avrà spazi diversi e più ampi del solito. Uno stabilimento che va incontro alle esigenze che ha il cliente quest'anno, cioè quella di sicurezza, di vivibilità, di spazio, qui gli ombrelloni sono... ogni ombrellone ha 33 metri quadrati e 3 lettini, quindi il cliente viene in tutta sicurezza, ha i suoi spazi, può stare in tutta tranquillità con la propria famiglia, con i propri amici, e quindi secondo noi è una bellissima nuova prospettiva per la spiaggia.